Ennesimo scivolone di Katia Ricciarelli dentro la casa del GF VIP 6. La soprano. Durante la sua permanenza nel loft di Cinecittà, si è mostrata molto schietta e diretta, scontrandosi con molti coinquilini e attirandosi spesso le antipatie del pubblico. A detta di molti, il suo modo di rivolgersi ai suoi compagni di avventura è abbastanza offensivo e crudele, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio usato. Stavolta però non si tratta di liti o frecciatine al veleno. La cantante ha pronunciato una frase di stampo omofobo rivolta a Biagio Danelli che ha turbato la sensibilità di molti. Biagio Danelli è una delle new entry del programma. L'ex concorrente del GF11 è entrato nella casa più spiata d'Italia, stavolta da Vippone, lo scorso 29 novembre 2021. A fare scalpore sono le parole di Katia Ricciarelli riguardanti l'orientamento sessuale del 38enne. La 75enne, parlando con Manila Nazzaro e Soleil, sorge riguardo alla disposizione dei letti nella casa. Ha pronunciato sottovoce la frase incriminata. Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no. Se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua. A questo punto la Nazzaro, forse sbalordita dalla scarsa sensibilità della Ricciarelli, ha risposto. In che senso normale? No, non è gay. Non mi risulta. Gay? Non lo so. Ha chiuso la storia.